I temi di cui mi occupo prevalentemente sono i muri e la diversità, almeno nei libri, nelle cose che scrivo, negli argomenti che mi interessano maggiormente. E riguardano, i due temi sono in realtà connessi, sono intrecciati più di quanto non si potrebbe immaginare. E il punto è che la paranoia che informa tanti dei comportamenti umani e che in questi tempi bui, a mio giudizio bui, a me dispiace che la Gran Bretagna sia uscita dall'Unione Europea, ma in ogni caso il punto è che la paranoia che fa diffidare dell'altro dipende in parte anche dalla mancata accettazione da parte dei nostri contemporanei di una dimensione che fa parte della vita. Questa dimensione è il conflitto. Noi siamo esseri, essendo umani, siamo imperfetti, siamo mortali e non è pensabile realizzare l'armonia totale, il paradiso in terra. Il conflitto è parte integrante del nostro essere nel mondo. Il conflitto però andrebbe accettato, mentre l'Occidente tende a spostarlo obscena, fuori dalla scena. E tutto questo è stato possibile, decentrare il conflitto, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma adesso è evidente che insomma ci sono le ondate migratorie che sono determinate in buona parte da quello che l'America, la Russia, l'Europa hanno fatto, tutte le armi che hanno venduto, le mafie, il fatto di suddividere degli stati del Vicino Oriente o dell'Africa in modo totalmente arbitrario, a proprio uso e consumo, poi aver messo gli uni contro gli altri, cioè tutto questo chiaramente ingenera un bisogno di qualcuno a cui obbedire e la voglia sfrenata di erigere muri. La diversità fa parte della vita. La paranoia impedisce di cogliere gli aspetti positivi della diversità, che invece è un fattore di arricchimento. Ricordiamoci la smania di Hitler, la paura che aveva della contaminazione. Cioè, si finisce per disumanizzare esseri umani solo perché sono diversi da noi, mentre invece sono esseri umani. Possono anche essere indietro di 500 anni e quindi magari è necessario entrare in conflitto anche a livello individuale. Io lo faccio nel mio quartiere. Io qualche volta ho litigato perché parlo con gli slavi, con i magrebini, con i cinesi, ma è così che si costruiscono armonie sempre malcerte, sempre provvisorie, ma è così, secondo me, che si dovrebbe cercare di vivere.